Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi vi faccio il video le mie esperienze paranormali. Allora, intanto scusate per i miei capelli, ma li devo lavare assolutamente. Infatti, appena girato il video, vado. Niente. Vi volevo anche dire che in programmazione, diciamo, c'è un nuovo tatuaggio, però non so bene dove farmelo, quindi datemi dei consigli anche voi, se alla spalla oppure qua. Comunque, poi se volete sapere che cosa mi farò, fatemelo sapere con un commento giù. Sotto a questo video, seguitemi anche sui social. Ovviamente vi lascerò tutti i link giù nell'info box e vi lascerò anche il link per andare sul mio secondo canale che, come dico sempre nei video, che a breve ci saranno video ricette, però purtroppo ancora no, perché qui da noi a Firenze ieri ha diluviato e fa freddissimo. Va bene, io sono maglietta maniche corte in casa. Però fuori fa freddissimo, quindi comunque bando alle ciance, iniziamo il video. Allora, la prima esperienza, sì, io più che altro ho sentito e visto, cioè ho sentito proprio sulla mia pelle queste sensazioni, cioè nemmeno sensazioni, per me era realtà. Allora, la prima fu a Palermo, quando stavo con il ragazzo siciliano. Cioè lì ho visto, non ho sentito. Allora, praticamente eravamo in una strada dove lui appunto mi raccontava di tutti questi incidenti che succedevano e ci moriva tante persone, purtroppo, stanno facendo, per carità di Dio. Appunto mi diceva di questa ombra nera. Io lì per lì non ci ho dato pensa alla cosa, anche perché io non ci credevo prima di quella volta. A un certo punto gli faccio: guarda, hai visto? Cosa? Mi fa lui. Gli faccio: quello che è passato, che ha attraversato la strada di corsa. In realtà non ha attraversato, sì, hanno attraversato, ma era l'ombra nera, quella che mi diceva anche lui. Quindi io da lì l'ho sempre vista. Infatti sul marciapiede poi c'era un ragazzo che camminava, ma non era lui che ha attraversato la strada, era quest'ombra, vabbè. Poi, la seconda fu quando stavo, convivevamo. Questo l'ho provata sulla mia pelle, vi posso garantire che ho avuto una paura, ma una paura dentro di me. Sapevo di, cioè, allora, in poche parole, sentivo di avere paura, ma sentivo anche di non essere io quella persona, quella persona. Praticamente, stavamo uscendo e io ero già mentre fuori dal. Fuori di casa, fuori dalla porta di casa, e stavo aspettando lui. A un certo punto, non sono allucinazioni, non è niente di tutto ciò chiunque lo possa pensare, ma vi posso dire che mi sono sentita praticamente. Ora vi faccio vedere perché è un po' difficile da spiegare. Praticamente mi sono sentita fare questo gesto da dietro la schiena. Sono sentita così e ho visto la mano e tutto il l'avambraccio fino al gomito passarmi davanti. Allora io a quel punto sono rientrata tutta di corsa in casa e a un certo punto lui mi allontana, mi fa: stammi lontano, sei fredda. Nel momento in cui io stavo per parlare, la mia testa ha fatto così, la mia bocca ha fatto, praticamente ho fatto così.
ho sgranato gli occhi. Non ero io quella persona. Vi posso giurare che non ero io. Sa ero consapevole di quello che mi stava succedendo in quel momento, ma non ero io. Giuro che non ero io. Cioè, ora non è che sono così di fuori e mi metto a fare certe cose, cioè nel senso non ero io quella persona. Ho proprio sentito e mi sono entrati direttamente di lato, mi sono passati e andati via. Ovviamente era uno spirito, diciamo, che mi è entrato dentro di me. Non ero io quella persona, assolutamente non ero io. Poi un'altra volta, questa era diciamo, la storia più agghiacciante per me che mi sia capitata. Un'altra volta, mentre stavamo uscendo, però già avevamo cambiato casa, vicino al cimitero. Dove abito io, insomma, visto passare lei davanti, noi stavamo salendo in macchina, quindi ancora non eravamo in movimento, però ho visto da attraversare la strada un'ombra nera. E in quel momento io ho pensato che era una persona a me cara, che tutte le volte che io l'ho vista, per me era questa persona a me cara. Anche perché se volesse fa avesse se voleva farmi del male me l'aveva già fatto. Quindi. Poi un'altra volta, sempre nella casa nuova, poco dopo che ci eravamo trasferiti, lui era andato, si era alzato, era andato a lavorare, insomma. E io ero rimasta a letto, mi sembra che avevo giorno libero, mi pare, non mi ricordo. Comunque già lavoravo da McDonald's. Era estate praticamente, inizio estate, e, infatti io me li sognavo anche la notte, infatti in casa dei miei nonni me li sognavo, che cercavo di chiamare aiuto ma non c'era verso, non mi usciva la bocca, poi la voce alla fine tiravo un urlo e mi svegliavo. Comunque dicevo, questa è un'altra esperienza e in fondo al letto mi sentivo tirare così il lenzuolo. Ero da sola in casa, non sapevo che cosa fare. Allora ho chiamato a lavorare da lui e gli ho detto: guarda, torno a casa subito, velocemente, perché io mi sono in preda al panico. Infatti, è tornato a casa, mi ha trovato in preda al panico, mi ha chiesto cosa era successo. Mi fa: qui in questa casa ci sono un monte di spiriti. E dobbiamo andare via, però io ci credevo o non ci credevo, cioè alla fine per me è una cosa che sì, io sono una di quelle persone che riesco a vederle, tra virgolette, diciamo, mi posso definire così. Non so se magari è dovuto perché lui mi metteva in testa tutte queste cose, non ne ho idea. Però il fatto sta che da quella volta a Palermo sono sempre riuscita a vederlo. Almeno che non sia, come ho detto prima, quella persona a me cara che si fa vedere però solo da me. Non lo so, non so che dire. Comunque. La storia più agghiacciante, almeno per il mio punto di vista, poi fatemi sapere qual è anche la vostra, è stata quella appunto quando mi sono sentita passare la mano sul fianco e poi sulla pancia, che io lì pensavo fosse lui, ma in realtà non è perché mi sono anche girata e non era lui. Vabbè, comunque, raccontatemi anche voi le vostre storie, lasciatemi magari un commentino sotto a questo video. Come al solito, vi ripeto, come in tutti i video, seguitemi anche sui social. Io vi mando un grosso bacio. Poi vi parlerò anche meglio del prossimo tatuaggio che voglio fare. E mi raccomando, seguitemi sui social. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!